Monsieur le Président, Madame la Ministre, Presidente, onorevole Ministra, onorevoli, il riesame del quadro di governance economica ha rappresentato un impegno chiave per quello che riguarda la Commissione europea attuale. La sua riforma sicuramente è necessaria da parecchio tempo. Infatti, fin dalla prima consultazione pubblica che è stata registrata nel febbraio del 2020, prima della pandemia Covid-19, fino alla proposta ambiziosa che abbiamo presentato nell'aprile dello scorso anno, il percorso è stato lungo. Comunque, lo scorso mese abbiamo registrato un'importante pietra miliare con un approccio, un orientamento generale da parte del Consiglio, anche se chiaramente si allontana dalla proposta della Commissione europea per quello che riguarda diversi aspetti. Questa pietra miliare rappresenta un grande passo in avanti e quest'oggi registriamo anche un'altra importante pietra miliare all'interno di quest'Aula. E quindi ringrazio i relatori e tutte le commissioni parlamentari coinvolte nell'aver lavorato duramente su questo fascicolo. I triloghi cominceranno questo pomeriggio, siamo pronti a cominciare i lavori e sarà cruciale cercare di mantenere la logica della nostra proposta, soprattutto per quello che riguarda quattro aspetti. Innanzitutto, passare a un approccio differenziato basato sul rischio per cercare di garantire che ci sia una riduzione del debito realistica e sostenibile. In secondo luogo, andare a costruire dei forti incentivi per gli investimenti e le riforme in maniera tale da sostenere una crescita sostenibile. In terzo luogo, rafforzare la titolarità nazionale, e poi sviluppare anche dei meccanismi di attuazione credibili. La Commissione è pronta ad agevolare al massimo i futuri negoziati, ben consapevole dell'importanza del ruolo del Parlamento europeo e quel ruolo che svolgerà durante il periodo negoziale. Ma voglio essere chiaro, il tempo stringe. Lo ha già detto anche la Ministra in rappresentanza della Presidenza del Consiglio. Infatti, con l'avvicinamento delle elezioni europee e la disattivazione della clausola capestro, la reintroduzione delle norme preesistenti, è importante e urgente andare a finalizzare i lavori su questo fascicolo garantendo chiarezza e prevedibilità alla politica di bilancio. E questo perché sappiamo perfettamente quali sono i limiti e i vincoli delle vecchie norme, che sono le attuali norme. Infatti, l'attuale situazione geopolitica economica incerta ci permette di perdere d'occhio qual è l'obiettivo finale, un quadro riformato che permette di avere una riduzione del debito graduale, lasciando spazio però agli investimenti pubblici giganteschi necessari per far sì che l'Europa possa con successo affrontare le sfide che dobbiamo appunto affrontare. Grazie.